Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Mi scuso per l'assenza che ho causato qui su YouTube, ma a dire la verità, con questo caldo non riesco a girare video perché ho le luci puntate e automaticamente mi viene molto difficile rimanere qui senza ventilatore, quindi soffrirei tantissimo a stare qua dentro. Avevo aperto la porta e tutto, però non riesco. Però seguitemi sui miei social, sia Instagram che TikTok, perché sono sempre presente, faccio vedere Chloe perché me lo chiedete in tante, e quindi vi ringrazio. E mi vedete più attiva, diciamo, su questi due social, perché faccio le cose veloci anche nelle altre stanze, cose, diciamo, per farvi anche sorridere. Allora, perché questo video? Mi vedete capelli da pazza, ma mi sono truccata perché avevo una voglia matta di truccarmi. Oggi sta piovendo, a me il rumore della pioggia piace tantissimo, spero che a voi non dia fastidio. E quindi sono riuscita a truccarmi senza ventilatore, quindi una cosa ottima. Allora, vi faccio vedere i miei acquisti. Ovviamente, di che cosa si tratterà mai? State vedendo bene? Ebbene sì, ho fatto degli acquisti per quanto riguarda Primark. Sono due buste, sono stata in diversi giorni e volevo farvi vedere cosa ho preso. Allora, per prima cosa vi faccio vedere le due cose. Proprio per prima cosa vi faccio vedere le due cose che non sono, che non le ho acquistate da Primark, ma in quel negozio accanto che si chiama, aspettate, che ve lo dico. Mini Su, questo è il nome, così se lo conoscete. Ci sono dei prodotti molto molto carini. Allora, la prima cosa che ho preso è questo barattolone enorme di 500 pezzi di cotton fioc. Questi sono bastoncini di cotone e io questi qua, spero che si vede, questi qua li utilizzo per quanto riguarda il make-up, perché se vedete, ve lo faccio vedere qua, ha la parte sotto dove c'è il bastoncino normale come il cotton fioc, invece nella parte superiore è a punta, che è quello che mi interessa, facendo tipo dei make-up un po' più particolari, devi pulire, la punta, e quindi ho preso questo. Vi faccio vedere quello tradizionale cotton fioc, che sarebbe questo, cioè questo è quello tradizionale, invece l'altro ha la punta, quindi verrebbe anche meglio nel pulire eventuali errori per quanto riguarda il make-up. E questo barattolone l'ho preso 3,50 euro. Poi ho preso questo che è il Mop Clamp, che sarebbe un aggeggino per tenere la scopa. Non so se si vede qua nella figura. Questo qua lo volevo provare perché io la scopa la metto nel balcone, però spesso capita che, tipo come oggi che sta piovendo, automaticamente si bagna. Invece voglio fare in modo di metterla più in alto, così anche se il pavimento è bagnato, la scopa non, diciamo, non si bagna. E ho preso questo qua al prezzo di, questo si chiama Mop. Dov'è Mop? Trave balto, le 4,99 euro questo qua. E poi per finire ho preso un altro di quelle bottigliette piccoline a 2,99 euro, questa qua, che io gli metto l'acqua quando sono nella mia stanza che fa caldo e tutto, siccome a mio marito non piace l'aria condizionata, quindi non ce l'ho e ho il ventilatore, però certe volte fa così caldo che non si riesce a stare, specialmente in queste notti che passate che veramente non si riusciva a dormire tranquilla. Io cosa ho preso? Ho preso lo spray, quello che si portano al mare, gli ho messo l'acqua, me la spruzzavo ogni tanto, quindi il ventilatore mi mandava aria fresca perché l'acqua, diciamo, era fresca. Quindi ho voluto comprare questa aggeggina qui, così io mi spruzzo l'acqua e il ventilatore mi aiuta a dormire tranquilla. Fatela anche voi. Poi parliamo di Primark. Aspettate che metto qua le cose.
Allora, parliamo di Primark. Ci sono stata con mio figlio e ovviamente abbiamo preso qualcosa per Chloe. Non potevo non prendere le Stitch. Allora, lei rompe tutto. Se dico tutto, tutto. Se avete visto anche i video di TikTok, avete visto anche che mi ha rotto una ciabatta. Lei è amante delle mie ciabatte, infatti devo stare attenta. E niente, così ho potuto utilizzare un altro tipo di ciabatta che avevo acquistato qui da Primark. E niente, gli ho comprato questo che sembra abbastanza rigido, proprio c'è il ferro all'interno. E sì, è per animali domestici, grazie, non lo utilizzerei io. Rigore tutto l'imballaggio, ok. Non dice niente. Cioè, perlomeno io non lo sto vedendo. Niente. Comunque, io credo che sia il ferro all'interno e poi tutto rivestito da questo cotone. Questo vi dirò quanto tempo ci vuole per romperlo tutto. Sembra una specie di frisbee. Sì, infatti c'è scritto frisbee. Mi piaceva perché ovviamente c'era Stitch. Voglio vedere lei come ci gioca, perché il suo gioco preferito è che lei ha un pupazzo nelle mani o una ciabatta e tu gliela devi tirare, la devi tenere e lei deve tirare, tu tieni e lei tira, tu tieni e lei tira. Questo è il suo gioco preferito. Comunque a 3 ore e 50 ottimo direi. Poi ovviamente vediamo se mantiene. Poi ho preso le mollettine. Vedete i miei capelli bellissimi con questa umidità? Al bacio, ho preso le mollette. Ogni volta che devo fare un make-up o una cosa, sì, metto le mollettine queste qua piccoline, ma certe volte, se fa caldo li devo tirare tutti e quindi queste mollettine non fanno niente. E ho voluto prendere queste, perché le altre si sono rotte. E ho preso sia questo che un altro nell'altro sacchetto. Ci sono stata un altro giorno e quindi l'ho preso a 3 euro, 4 mollette. Sono ottime, mi piacciono come tipo di mollette. Poi sono in fissa con delle collane che ho visto online, ma siccome io ho fatto il fioretto di non acquistare niente in questo periodo, automaticamente non le ho comprate. Ho detto vabbè, se ne parla il prossimo anno perché ho un progetto, poi ve ne parlerò quando effettivamente farò questa cosa. Quindi non, per scaramanzia non ve lo dico prima. Comunque, sto risparmiando questi soldi e quindi ho voluto prendere questo set di collane. Mi piaceva questo tipo di collane, non so se l'avete visto su Instagram, è pieno pieno pieno. Ho preso questo set di collane, ovviamente toglierò qui l'unicorno e le stelline. Mi piaceva soltanto, diciamo, la collana. Non mi piace l'oro, però c'era e quindi ce la teniamo. A 3 euro, quindi per fare dei regali a delle bambine è molto molto carino, perché era nel reparto bambini. Poi ho preso un balsamo labbra alla Coca-Cola. Io sono a dieta e non potevo non prendere un balsamo labbra alla Coca-Cola. Io, credetemi, qualsiasi cosa sento l'odore da 3 km di distanza. Però io sono a dieta, ho fatto un fioretto per fare questa dieta e quindi mi mantengo. E quindi ho voluto prendere la Coca-Cola almeno. Avete capito? Poi ho preso tre profumi, uno più bello dell'altro, confezioni bellissime, a 4,50 euro ciascuno, se non mi sbaglio, sì, 4,50 euro ciascuno. Ho preso tre profumi. Uno si chiama Pink Jungle, ed è 50 ml, ed è questa la confezione, e vi faccio vedere com'è il pack del profumo. Molto bello, devo dire che l'abbiamo adorato con mio figlio. Sono piaciuti tutti e tre, quindi l'ho preso tutti e tre. Sono uno più bello dell'altro. Uno è più fresco, uno più fiorito. Molto molto bello. Se dovete fare dei regali con 5 euro, 4,50 euro, 5 euro, fate veramente una bella figura. Ho preso questo. Poi ho preso questo che si chiama Wild Passion, che è molto carino, assomiglia a qualche profumo, ma io non sono brava nel descrivere i profumi, quindi non vi posso aiutare su questo. Bello questo, molto molto bello, si intona con il mio makeup.
poi per finire ho preso Rose Gold. Ero indecisa tra tutte e tre, quindi li ho voluti prendere tutte e tre, questo qui, specialmente in estate, dove il profumo lo metti, te lavi 3 volte al giorno, 3 volte al giorno metti profumo, ecco, mi seccava utilizzare il mio, perché poi no, non è che sto uscendo, vado a casa di mia mamma. Bello, questo mi piace di più di tutti. Quindi automaticamente preferisco mettere, tipo, di solito metto le acque profumate, però visto che a questo prezzo ci sono questi profumi, quindi ho scelto di prendere questi profumi. Prendiamo l'altro sacchetto. L'altro sacchetto ci sono cose più ingombranti, quindi ve li prendo così. Ho preso le crucce, non so voi come le chiamate, pendine, stampelle. Sono in velluto. Ci sono i peli di Chloe. Ho i peli dappertutto, dappertutto, anche nelle asciugamane quando ci puliamo. Aiutatemi se avete qualche consiglio per quanto riguarda gli animali, se avete animali a casa e perdono così tanto pelo, io me li trovo anche nelle tovaglie. Anche nelle tovaglie, nella lavatrice, un tuono, nella lavatrice, cioè io non so cosa fare sinceramente. Comunque, ho preso queste stampelle, queste crucce, come li volete chiamare, sono 10 pezzi a 2,80 euro. La cosa che mi è piaciuta di più è, oltre a essere di velluto, proprio, vedete i peli, pelo di Chloe. Oltre a essere di velluto, mi piace il fatto proprio che ha questa conca, quindi se mettete le magliette, le canotte, la qualsiasi cosa, non scivola. Ed è una cosa che mi piace tantissimo. Io ne ho prese 3 di queste crucce, 2 già le ho utilizzate perché ho finito di stirare, automaticamente ho messo le camicie, le magliette dei ragazzi e le ho messe già sotto. Mi piace tantissimo proprio per questo motivo, infatti vi fa vedere qui. Nei disegni, non so se si vede, qui nei disegni che non dovrebbe scivolare né camicie né canotte né magliette. Comunque a 2,80 euro, ottima. Io quando fu le avevo preso a Lidl 5 euro, se non mi sbaglio. Quindi, allora, continuiamo. Ho preso le famosissime ciabatte che vedo dappertutto, veramente dappertutto. E queste ciabatte io le ho prese nel reparto maschile perché nel reparto femminile non c'era. Però ho preso il 40, mi stanno abbastanza larghe, però io queste intendo utilizzarle in inverno, dove ho calzettoni, eccetera, eccetera. Ho preso il numero 40, come vi ho detto, e il prezzo, non so dov'è, ah, qui. Le ho prese a 5 euro. Si vede? Sì. Queste le ho prese a 5 euro. Il modello è questo. Vediamo se riesco a farvele vedere. Vi ricordate il modellino che si sta usando, che diciamo di marca e che costa un bel po' di soldini? Bene, io l'ho presa a 5 euro. Non sarà uguale, non mi interessa. Poi ho preso una tracolla di queste piccoline, a me serve soltanto per mettere il cellulare, le chiavi di casa e fazzoletti burro cacao, non mi serve altro. Questo io li utilizzo come utilizzo il marsupio quando vado da mia mamma o vado tipo a comprare 2 cose al supermercato per non portarmi borse, cose, perché sono tipo con pantaloncini. Utilizzo queste borsette così a tracolla. Questa l'ho presa a 8 euro. Ed è una borsa semplicissima a tracolla fatta in tessuto, sembra proprio tessuto, con la faccia di topolino. È una tracolla semplicissima, sì, c'è il pezzettino qua dentro, è una tracolla semplicissima, entrerà il portafoglio, queste cose così. Mi serviva proprio soltanto per spostarmi tipo di un paio d'ore. Utilizzo queste, invece se devo uscire proprio totalmente, preferisco le borse, ovviamente perché mi porto tipo Mary Poppins e quindi li preferisco. Poi, sempre per quanto riguarda me, ho preso la magliettina di Stitch. Potevo non prendere la magliettina enorme di Stitch? Ovvio che la dovevo prendere. Io ho preso la L perché mi piacciono proprio le magliettine, non so se si vede, belle larghe, perché non solo fa caldo. Io esco negli orari, diciamo che le temperature non sono fresche e automaticamente per fare un tratto di strada per uscire a Chloe e tutto, io preferisco avere una magliettina abbastanza larga, comoda e che non mi diventa tipo un tutt'uno con la mia pelle.
questo è quello che preferisco. E quindi ho preso queste magliette, mi piacciono, il cotone mi piace, questo qui di Primark, al prezzo di 10 euro con Stitch. La magliettina è quella piccola, non è quella lunga, è larga ma piccola, tipo crop top. Nella parte di dietro è semplicissima. Il prezzo, come vi ho detto, è 10 euro. E ho preso questa. Vediamo se riesco. Vabbè che li devo lavare perché. Poi ho preso un'altra maglietta al prezzo di 6 euro. Ho preso questa con Winnie the Pooh. A me non è che piace tanto Winnie the Pooh, però mi piace, mamma mia, i peli di Chloe. Anche nei sacchetti. Mi piace tantissimo il colore giallo, proprio per come è disegnato e tutto. E quindi ho voluto prendere questa qui di Winnie the Pooh, gialla. Non so se mi sta bene il giallo. Comunque l'ho voluta prendere, sempre belle larghe. E questa è sempre una L. E come vi ho detto, il prezzo 6 euro. Non vedo l'ora di lavare tutto. L'ultima magliettina che ho preso, sempre a 6 euro, è sempre quella di Stitch. Questa volta è blu con la scritta qui di Stitch. È semplicissima, ma poi nella parte di dietro c'è Stitch che fa le capriole. Ed è molto molto bella. Mi piaceva il fatto di indossarla con i jeans. A me il blu piace. E anche di questa ho preso la L. Io se voglio una magliettina comoda prendo la L. Allora, continuiamo e vi faccio vedere una tazza che ho preso a mio figlio, questa volta a Carmelo, perché lui è appassionato di Marvel, di questi film, lui è appassionato di Capitan America, il suo personaggio preferito è Capitan America. E siccome non l'ho trovato, ho preso questa tazza qui che diciamo esce con i calzini. Che a lui ovviamente non interessa, ma interessa tantissimo proprio la tazza così di Marvel, perché lui è un appassionato proprio di cinema in assoluto, guarda tantissimi film, gli piacciono proprio questi della Marvel, gli piacciono proprio in assoluto, e quindi non potevo non prendergli questo tipo di tazza, che l'ho pagata 6 euro. 6 euro e in più c'erano questi calzini poco importa. Poi cosa ho preso? Ho preso di nuovo le salviettine, queste qui al cetriolo per struccare. Io ce n'ho una già ce l'ho qui in uso, l'altra ce l'ho nella borsa, mi trovo benissimo. Spesso non mi capita di utilizzarle per struccare perché io non strucco con le salviettine. Se faccio degli sbagli, delle cose, allora magari forse qualche cosa la tolgo con le salviettine. Ma di solito io tolgo soltanto swatch o qualche cosa così, perché per lo struccaggio utilizzo altri tipi di prodotti. Però mi è capitato mentre facevo il corso di make-up di struccare l'occhio perché avevo sbagliato e di rifarlo. E ho utilizzato queste salviettine, struccano benissimo, sono ottime. Al prezzo di 1,50 euro trovate due confezioni di salviettine, ogni pacco ce ne sono 25, quindi fate voi per il prezzo. Poi, la mia migliore amica mi ha preso queste spugnette di Stitch, sono bellissime, io adoro Stitch, lo sapete già tutti, e lei me le ha portate perché è stata da Primark, quindi a 2 euro mi ha portato queste due spugnette che utilizzerò per struccare il viso. E una cosa che non sto trovando, che mi aveva preso lei, non la sto trovando, sarà nell'altro sacchetto dove c'è il make-up, vabbè. Poi ho preso le mollettine, come vi ho detto poco fa, siccome si erano rotte alcune mollettine, quindi ho preso altre mollette. Queste sono differenti, vedete, questo è quello di prima e questo è quello di adesso, però sono ottime tutte e due, questa 2,50 euro, questo 3 euro, comunque sono ottime, questo è tipo un color carne, tipo una specie di soft touch, ed sono molto molto carine queste mollettine. Poi io ho preso questo, che cos'era? Era una fragranza, se non mi sbaglio, sì. Questo è un profumo, come quelle che è uscito un paio di mesi fa di Kiko,
è un profumo, io spero di non essere sudata, perché poco fa ho dovuto stoppare il video perché ero tutta sudata nel baffo e quindi era brutto da vedere. Comunque ho preso questo profumino qua da mettere in borsetta. Sapete, tipo quando siete in giro e fa caldo, vi sentite, diciamo, io certe volte faccio con movimenti tipo faccio profumo e tutto, io lo porto in giro e quindi l'ho voluto prendere alla profumazione del Cocco a 2 euro, a 2,50 euro. Credo che sia ottimo. Poi ho preso uno scrub, un barattolone di scrub. L'ultimo che avevo preso era quello al Lidl, che ho comprato al Lidl, e quindi questa volta mentre ero là l'ho voluto prendere al prezzo di 4 euro. Questo barattolone di scrub, che è di 475 ml, un profumo di Monoi di cocco, un body scrub, sì. Mamma mia, che profumo! Questo non vedo l'ora di utilizzarlo e vi dico una chicca che anche mio marito sta utilizzando uno scrub perché l'altra volta abbiamo parlato. Io ad esempio lo metto nelle gambe, di più faccio cosce, culetto, pancetta e gambe, perché col fatto che io tengo la calza, ho la pelle molto molto screpolata, poi avendo una pelle secca mi aiuta di più, e lui ha voluto provare questo scrub. Prima ho detto, mi sono fatto male, cioè come ti puoi fare male con uno scrub leggerissimo, ma comunque, quindi sto cercando anche di farla utilizzare anche a loro e vedremo. Poi ho preso una crema 50 perché vi faccio vedere dov'è la mia crema 50 che era messa qui. Qualcuno me l'ha rubata. Dov'è la crema 50? Cioè, io avevo la crema 50 e ora non c'è. Aspettate che la devo trovare. No, non c'è. Ok, io avevo preso l'anno scorso la crema di Sien. Quella diciamo 50 più per il viso. Per me è pesantissima. Sul tipo di viso che ho io è pesante. Io ho una pelle secca, una pelle matura, ma su di me quella crema è pesantissima. Non riesco a tenerla. Quando la metto sembra che ho un cerone addosso e la devo togliere assolutamente. E quindi ho voluto prendere questa, che non l'ho aperta assolutamente, al prezzo di 3,50 euro. La scatola è così, vedete, è così. Io l'ho trovata così proprio nell'espositore. E una signora l'aveva presa, ha visto che lo scatolino era strappato, che lo scatolino era strappato e l'ha riposata. Io ho detto, ma sicuramente sarà aperta. Se è aperta, ovviamente una la lascia lì. La crema è sigillata e non la puoi nemmeno aprire tipo girandola, perché è proprio sigillata, c'è il sigillo, non so se si vede. Dice no, dice che la prende a fare, lo scatolo è rotto. Ora voi mi dovete spiegare una cosa, che c'entra lo scatolo che io fra 2 secondi butterò e la crema che è intatta, chiusa. Cioè, spiegatemelo, spiegatemelo perché io non l'ho capito, che c'entra lo scatolo con la crema. Allora, vi stavo dicendo, io ho preso questa crema, il 50 più, perché se voi ci fate caso, nei fondotinta o nei sieri, vediamo quello che c'ho qui adesso, no, qui non c'è messo. Comunque, di norma mettono tipo una protezione solare, 20 più, 30 più, eccetera, eccetera, ma la quantità della protezione solare che si trova nei fondotinta o nei sieri o in qualsiasi altro, prodotto non equivale alla quantità giusta che dovete tenere voi sul viso per l'esposizione al sole. Infatti, molti makeup artist e molte persone che sono, diciamo, del mestiere hanno consigliato, perché io mi guardo un sacco di video per quanto riguarda makeup artist, per quanto riguarda truccatori in generale, anche per la protezione del viso, loro consigliano di comprare e di mettere una protezione 50 più proprio sul viso, per non avere quelle macchie solari che vedo spesso in alcune persone e che sono, diciamo, antiestetiche. Poi un'altra cosa che mi aveva preso la mia migliore amica è questo lip balm al prezzo di 3 euro, ovviamente sempre di Stitch, ed è questo, così lo posso utilizzare, ed è con
l'applicatore. Questo è un lip balm e la colorazione. Il profumo sa di caramelle. Madonna, non lo so se vi capita, ma chi è a dieta sente i profumi tipo come i cani, sei gugi. La colorazione è trasparente, quindi non vedo l'ora di utilizzarlo e lo metterò sicuramente in borsa. Un'altra cosa che ho comprato è questo, che è un'alzatina. Io avevo comprato l'altra, quella di Stitch, e ho voluto prendere anche questa di Minnie perché mi piaceva tantissimo e l'ho pensata nell'utilizzarla tipo o qui nella postazione oppure tipo quando si fanno delle cose, delle feste, delle cose particolari, perché volevo proprio utilizzarla e come esposizione, perché è molto molto ma molto bella. Aspettate che ve la faccio vedere. Ed è questa qua, cioè vedete, è bellissima, c'è Mimmi vestita di rosa. Molto molto carina. Qui sopra ovviamente potete mettere tutto quello che vi interessa, tipo ad esempio, che so, tipo i cupcake, i biscottini, quando fate qualche cosa. Anche nell'altro di Stitch io lo utilizzerò se per caso farò qualche cosa di particolare, ed è molto molto carina, cioè guardate qua che bella, è bellissima. Io ho visto un tavolo addobbato con Minnie, dove c'erano nei lati due di questi che tenevano di sopra i biscottini, i cupcake. Molto molto bello, fa una scena pazzesca ed è ottimo come cosa. Io l'ho pagato, qui c'è scritto 18 euro, ma l'ho pagato la metà perché era scontato, infatti l'ho voluto prendere subito. Mi piace tantissimo questo. Bene, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi ovviamente cosa ne pensate dei miei acquisti. E io vi chiedo di nuovo scusa per il fatto che non sono stata attiva sul canale, ma vi ho spiegato anche il motivo. Niente, che dirvi di più? Io spero che il mio video vi è piaciuto. Ditemi cosa vi è piaciuto, la cosa che vi è piaciuta di più, o se andate da Primark, se avete video da consigliarmi, se li fate anche voi. Tutto giù nei commenti perché io li leggo e vi rispondo sempre. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo, speriamo, nel prossimo video. Ciao ciao!